notte nella foresta. Davanti all'ufficio ci aspettavano tante biciclette, a una era attaccato un rimorchio con bagagli, tende, pentole e provviste varie. Il Tarpola gridò: chi si offre volontario per trasportare i bagagli? Faccia un passo avanti. Proprio allora gli occhiali mi caddero a terra e appena mi chinai per riprenderli, mio cugino esultò: è bravo il nostro Geronimo che si offre volontario. A quel punto tutti saltarono in sella e io cominciai a pedalare per tirare il rimorchio. Ma non sto nella foresta. Oh, che fatica! Pedala, pedala, pedala! Arrivammo alla riserva naturale di Bianca Conchiglia. Di un luogo speciale per la tutela della biodiversità. Ad accoglierci c'erano due guide del parco, del Platanzia era una botanica, cioè una studiosa delle piante. Verdilio invece è un biologo, studioso di tutte le creature viventi. Ci salutarono felici. Benvenuti, amici e amiche. Poi ci accompagnarono nella zona attrezzata per il campeggio, dove iniziamo a montare le nostre tende. Biodiversità, la grande varietà di esseri viventi con i loro patrimoni genetici e gli ambienti che formano sulla Terra. Thea insegnò a Benjamin e Trappi come fare. Mentre nonno Torquato montò la sua tenda e quella di zia Lippa. Troppola invece fuggì via, strillando: alla nostra pensaci tu, cugino. Io devo fare una telefonata urgentissima. Squit! Mi ritrovai tutto solo alle prese con pali e picchetti. E finì appena prima che il sole tramontasse. Aia! Gioco 1. Quante specie di animali ci sono nella foresta? Trova gli esemplari, elencati qui accanto e contali. A coniglio, biscoiattolo, cigni, passerotto, di tasso e cervo. Falco, G, picchio, H, volpe, I, lupo, apino, A, marittimo, B, quercia, C, pioppo, D, vetulla, E, faggio, E, cespuglio di felce, G, fungo, porcino, H, salice, piangente. Gioco 2. Quali specie vegetali ci sono nella foresta? Trova gli esemplari elencati qui accanto e abbina lettere e numeri. Quando fu ora di cena, Verdilio ci insegnò ad accendere il fuoco, mentre Platanzia cucinò insieme a zia Lippa una deliziosa zuppa. Poi ci sedemmo intorno al falò. Tea cominciò a suonare la chitarra, mentre le guide ci insegnavano a realizzare un erbario e a riconoscere le importanti degli animali. Abbracciai i miei nipotini con affetto. Che felicità essere insieme in mezzo alla natura. Gioco 3. Erbario, sai dire a quali alberi corrispondono a queste foglie? Trovi la soluzione qui sotto. Apino, B quercia, C pioppo, D betulla, E salice, F felce. Gioco 4. Impronte. Ogni animale lascia un'impronta diversa. Sai riconoscerle? Trovi la soluzione qui sotto nei commenti.
A scoiattolo, B coniglio, C volpe, D lupo e cervo. Consiglio, un fuoco si può accendere solo dove è permesso dalle autorità forestali. Bisogna sempre farsi aiutare da un adulto, delimitarlo con pietre, tenerlo sotto controllo e verificare prima di allontanarsi che sia davvero spento. Consiglio, vuoi fare un erbario? Raccogli le foglie, ponile tra due pezzi di carta assorbente, poi pressale all'interno di un libro. Incollale su un quaderno, annotando dove e quando sono state trovate. Area picnic. Fine seconda parte.